cosa si prova ad arrivare in una squadra che punta a vincere con un pacchetto di attaccanti come quello che hai conosciuto già oggi dal primo allenamento? Sempre buono andare in una piazza, in una società importante, specialmente quando, come dicevi tu, in attacco ci sono varie scelte. Più siamo, meglio è. Quando si deve vincere un campionato ci deve essere un'alternativa in tutte le parti. Ecco, ti definisci una prima punta classica, una seconda punta tipica? Ho giocato sia nel 4-3, ho fatto la prima punta, sia 4-4-2, ho fatto la seconda. Diciamo che posso giocare in tutti i modi, non ho problema. L'importante è la domenica vincere. Quindi qualsiasi ruolo, c'è sempre bisogno di sacrificio e se la domenica si deve vincere. Ecco, hai parlato di sacrificio. Come si sposa la tua persona all'interno di un 4-3 dove potrai fare la prima punta, la punta esterna, e quanto sacrificio hai bisogno soprattutto da parte delle punte nel giocare in un modulo abbastanza spregiudicato con due mezzale che appoggiano molto la fase offensiva? Sì, infatti, diciamo, giocare 4-3-3, ma diciamo un po' tutti i moduli, squadre che hanno voglia e fame di vincere, il sacrificio è importantissimo. Deve dare una mano perché comunque la frase detta scontata, però gli attaccanti sono i primi difensori, quindi abbiamo un unico obiettivo, quindi si deve andare avanti per questa vittoria del campionato. E in una squadra dove trovi Scarpa, con il quale hai già giocato, avete fatto praticamente la metà dei gol del Savoia dell'anno in cui conquistaste la promozione, ti riproponi quel tipo di andamento sotto l'aspetto personale o baratteresti qualunque cosa per la promozione? Infatti, non sono venuto qua, come dicevo prima, solo ed esclusivamente per vincere. Quindi in qualsiasi modo, in qualunque modo dobbiamo portare la vittoria del campionato. Ma non sono uno che guarda fatti personali, non ho mai giocato per me stesso, ma sempre a disposizione della squadra, del mister e della società che comunque farà di tutto per metterci in condizione di fare bene. Quindi in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, dobbiamo andare alla vittoria. Ecco, arrivi 4 mesi dopo, possiamo dirlo questo? Sì, è vero. Perché arrivi 4 mesi dopo? No, ho fatto una scelta, comunque, diciamo, anche parliamo di categoria, sicuramente non di società, anche se ringrazio comunque la Carese per quello che mi ha dato, sono persone eccellenti in tutti i piani. Ringrazio i miei vecchi compagni di squadra, la mia vecchia società e tifosi. Però in questo momento ho scelto un'altra società, comunque lo stesso è importante che come la Carese voglia di vincere. Ecco, 4 punti di vantaggio sulla diretta concorrente, mancano 3 giornate alla fine del girone di andata, sono pochi, sono tanti, sono giusti? No, dobbiamo proprio vedere i punti di differenza. Ogni domenica deve essere una battaglia, ogni domenica sarà una squadra nuova da affrontare che arriverà al Sorrento, quindi avranno sempre una motivazione in più per farci, diciamo, tra virgolette, la guerra. Quindi i punti sono l'ultima cosa da vedere. Domenica c'è la Marichianese e quindi dobbiamo affrontare questa partita come se fossero loro i primi, noi nei secondi. Domanda?